Ciao ragazzi, sono Master Wallace, sempre medaglia degli eroi. Un giorno racconteremo la storia di questa medaglia. Sempre carico carico, ok? Lunedì mattina, è lunedì mattina, per cui oggi si spinge, giornata di spinta, per cui bisogna essere belli carichi, Attenzione che arriveranno delle belle sfide di panca appena arriveranno le palestre, Master, che qualcuno è stato sfidato, ok? Allora, gli incredibili atleti cinesi. Perché oggi voglio parlare di atleti cinesi? Intanto grande successo dei video su certi personaggi americani, ne farò degli altri, ne ho già inquadrati due o tre da analizzare. Però oggi vorrei parlare di questi incredibili atleti cinesi perché? Perché io spesso guardo i loro video, sto parlando degli atleti cinesi, attenzione, che fanno i sollevamenti olimpici, no? Quindi fanno lo slancio, lo strappo. E hanno una forza spropositata. Ma il fatto è che ho visto poi anche un video di uno di questi fenomeni che si è cimentato anche nel powerlifting. E lì è emersa un po' una cosa tecnica che ne parleremo. Comunque, questi atleti cinesi qua hanno una forza immane. Allora, soprattutto di squat, che loro in gara non fanno lo squat come il powerlifting, no? Però si allenano anche facendo gli squat. Hanno una forza spropositata. Ho visto uno che pesava 56 kg, così, che ha fatto 226 kg di massimale. Poi ci sono gli atleti, quelli diciamo un po' più grossi, sugli 80 kg giù di lì, che fanno anche 300 kg di squat. Ma sapete come lo fanno? Loro cosa fanno? 300 kg, staccano il bilanciere dagli appoggi, non c'è nessuno lì, sono soli. Vanno avanti, praticamente sono soli posizionati in mezzo alla palestra, non c'è niente, né barre di sicurezza, né spot, non c'è nessuno. 300 kg, boom, van giù, van su. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, fanno apparire questa performance come facile, semplice, quando voi sapete che avere 300 kg sulle spalle è un bel peso. Tecnicamente vi dico alcune cose. Loro lo squat non lo fanno secondo i concetti né del culturismo e né del powerlifting. Cioè, cosa voglio dire? Loro, la retroversione del bacino e il fatto anche di allargare le gambe e andare giù anche ginocchia larghi, quindi lavorare molto gli adduttori interni di retroversione e poi andare su anche proprio di schiena, non hanno questo stile. Loro hanno uno stile basato, praticamente loro stanno il più possibile eretti, scendono sui quadricipiti senza fare retroversione del bacino, cioè un minimo la fanno, è ovvio, ma non proprio accentuata, marcata come facciamo noi, poi i powerlifter vanno giù solamente in accosciata, una specie di squat frontale, no? Però nel bilanciere sulle spalle, vanno giù solo di quadricipiti e tornano su praticamente quasi a busto eretto, e lo fanno in una maniera che sembra semplice, facile. E loro hanno questo stile qua, evidentemente gli serve anche per il loro sport, chiaramente, perché c'è tutta una concatenazione tecnica. Però questo stile, ripeto, è diverso da quello che generalmente facciamo noi, e hanno questa forza esagerata. Un'altra cosa, ho notato, ecco, vi dicevo di uno di loro, poi negli stacchi sono fortissime, e adesso capirete un po' il concetto di come il loro gesto tecnico, perché loro allenano il gesto tecnico in maniera incredibile. Anche tutte le fasi le due alzate che fanno, lo stacco, lo slancio e lo strappo, tutte le fasi vengono analizzate anche in modo parziale e allenano ogni fase in modo specifico, in modo maniacale proprio, e quindi sono sicuramente molto molto tecnici, però hanno una forza esagerata. Cioè, chi fa queste cose qua in palestra, io no, però ho parlato con altri, chi fa queste cose si rende conto che, per quanto anche loro si sforzano di essere molto tecnici, la forza che hanno questi atleti cinesi è incredibile. Vi dicevo, sono fortissimi nello stacco. Ho visto appunto uno di questi atleti cinesi che si è cimentato anche nel powerlifting, ma era una gara ufficiale, ma non diciamo per eccellere, per vedere un attimo come loro potevano riuscire anche lì. Allora, succedeva che ovviamente nello squat e nello stacco da terra erano fortissimi, staccavano pesi in mani. Nella panca, attenzione, nel bench press, distensione su panca, questo atleta qui, che era fortissimo di stacco e squat, ha fatto una prestazione, oserei dire, per quei livelli lì meno che mediocre. Cioè, ha disteso 142 kg,
Sì, con regole di gara, col fermo, partito, ok, però 142 kg, voglio dire, nell'ambito del powerlifting, specialmente di gare andando su di livello, sono niente, cioè magari, non dico che lo fate anche voi, però insomma, io per esempio lo potrei anche fare, ma questo cosa dimostra? Ma c'è una spiegazione. Loro il gesto atletico della spinta, quantomeno stando distesi, loro non ce l'hanno, non l'hanno mai allenato, non hanno... Sì, quando distendono in alto quei pesi in mani è un gesto atletico di spinta, ma è tutta un'altra cosa. Loro poi si buttano sotto il bilanciere, è una cosa totalmente diversa. Si è visto che nella distensione su panca non sono forti perché è un gesto atletico che non hanno mai curato, e quindi quello era. Tra l'altro i cinesi, vedete, la cosa incredibile è questa, non hanno una struttura fisica massiccia. Per esempio ci sono certi atleti russi che sono proprio di loro, delle stazze, cioè siamo degli orsi, adesso, senza offesa, ma voglio dire, hanno veramente delle stazze esagerate, sono omoni proprio fortissimi. I cinesi sono sempre, hanno una struttura molto piccolina, anche gli atleti d'élite non sono mai con strutture grosse proprio di loro, non sono neanche tanto alti, quindi cioè, hanno veramente questa forza immane. Allora attenzione, adesso qui salta fuori il famoso discorso, però fa il doping qua e là. Allora, lì secondo me ci sono tre fattori che spiegano questi loro livelli incredibili, che poi anche a livello mondiale si sono visti tutti i risultati che hanno avuto. Allora, tre fattori, forse anche quattro. Comunque, sostanzialmente, allora, intanto di base loro hanno una grande base atletica di ragazzini, bambini che cominciano già questo sport da bambini in maniera maniacale, quindi hanno un bacino ampio di possibilità. È ovvio che da questo bacino enorme, pensate per esempio in Italia, i bambini che fanno, iniziano a fare bambini questo sport, chi c'è? Nessuno. Là invece ci sono tanti, perché lì le nazionali olimpiche in Cina hanno una grande importanza, quindi è già vista proprio come una grande cosa. Quindi hanno un grande bacino di ragazzini, bambini che iniziano questo sport, allenati già da bambini in maniera maniacale, proprio anche diciamo esagerata se vogliamo, che si vedono degli allenamenti che sono più torture che allenamenti. E da lì poi ovviamente i più dotati, i fenomeni, vengono presi, quindi già di base hanno una buona genetica loro, no? Poi vengono piano piano portati su con, ripeto, allenamenti maniacali, la loro vita è tutta sull'allenamento, eh? E poi grande, dal punto di vista tecnico, veramente anche lì cura maniacale dei gesti tecnici, quindi già questi fattori cominciano a portare veramente sul livello. Poi dopo qualcuno dice, però fa lì, è chiaro che anche lì c'è l'apporto, diciamo, del doping. Io questo lo so benissimo. So benissimo che per arrivare a quei livelli lì, anche quando gareggiano a livello mondiale nell'elite, è chiaro che c'è dietro, assolutamente. Che poi da loro queste cose sono sempre abbastanza nebulose, poco chiare. Mi ricordo anche delle polemiche nel nuoto, c'erano dei fenomeni cinesi che improvvisamente erano incredibili e tutti dicevano, ma qua c'è qualcosa che non va. Poi si diceva certi tipi di erbe, certi tipi di farmaci, comunque, e loro sapete che capire qualcosa da loro è difficile. Non sappiamo neanche nulla del Covid là, cosa è successo, come è nato, figuratevi se sappiamo qualcosa là di quello che avviene nel dopo. Però è chiaro che anche lì c'è l'apporto, questo è chiaro. Io penso che usano i prodotti che usano tutti sostanzialmente, quindi steroidi orali, queste cose qua. Tra l'altro fisicamente, parlo degli atleti d'élite, non è che hanno poi dei fisici, sì, alcuni sono strutturati bene, ma niente eccezionale, non danno quell'aspetto gonfio enorme di magari trimboloni di anno, secondo me usano molti steroidi orali e testosterone, però detto questo, anche questo spiega le eccezionali performance, ma da solo il doping non potrebbe spiegare queste performance. C'è di base, come vi ho detto, la grande selezione genetica dell'immensa massa dei bambini, vengono presi i migliori, curati con maniera maniacale, proprio vengono praticamente, quello che ho letto, a volte le famiglie danno questi bambini allo Stato, loro li curano fino a portarli alle Olimpiadi, e fanno solo quello, tutti i giorni fanno solo quello, quindi chi è che in Italia fa una cosa del genere? Nessuno, cioè si fa, però non con i livelli maniacali e dittatoriali che hanno lì, proprio è quello. E quindi poi ci aggiungiamo anche appunto il doping, questi atleti sono veramente incredibili. Ripeto, a me mi ha impressionato molto la facilità con cui
fanno 300 kg di squat, staccano mani da soli in mezzo alla palestra, scendono, salgono, arrivederci, li mettono a posto, così la passeggiata proprio. Quindi, invece in powerlifting, vabbè, fanno anche pesi superiori, è chiaro, sto dicendo che. Però è tutto un altro mondo, tutto un altro stile, cioè, intanto loro, io quando vedo i maggiori record di squat, proprio da questi omoni obesi, grassissimi, non fanno mai uno squat completo, vanno giù praticamente a metà o giù di lì. Loro vanno proprio giù completamente, cosciata totale. È una specie di squat frontale, però ripeto, hanno il bilanciere sulle spalle, vanno giù una cosciata totale e tornano su, dritti così. Forse è incredibile. E poi chi fa il powerlifting è sempre assistito, stacca, ci sono quelli pronti, cioè, no, loro fanno così proprio, per loro in palestra queste cose è normale, non ho mai visto neanche uno che, una volta ho visto uno che ha fallito un'alzata, però cosa ha fatto? Non è tornato su, si è buttato indietro il peso, posto così, cioè loro rimediano così, certo hanno quei tappeti gommosi, se fate questa roba in casa vostra che buttate dietro il peso, spaccate il pavimento, arrivederci, grazie. Loro invece in caso di emergenza fanno così e non è neanche facile, te lo dico. Però sono avvantaggiati, vi spiego questo particolare tecnico. Se voi fate lo squat, quello classico, con grande retroversione del bacino e tendete quando scendete a stare molto inclinati in avanti, come si vede anche in certi stili di powerlift, ecco, se lì rimanete sotto ma ci avete il bilanciere sopra, siete piegati, situazione critica, eh. Perché o lo buttate giù in avanti, ma non so il vostro collo che fine fa, ma da così non riuscite mica a tirarvi su e farli indietro, buttarli indietro, cioè la situazione è pericolosissima. Loro, a meno invece quello stile che vanno giù dritti, se falliscono l'alzata è un attimo che lo buttano indietro, non so se avete capito. Ecco, sono delle finezze tecniche che chi è allenato capisce queste cose. Io comunque in sostanza cosa vi voglio dire? Voglio dirvi che se escludiamo il discorso doping, adesso qui vi do una traccia motivazionale. Se escludiamo il discorso doping, se vogliamo anche escludiamo il fatto che la grande massa prendono i migliori, comunque loro hanno una dedizione totale incredibile a fare quelle cose lì, cioè diventano monotematici. Ora io adesso non vi dico che voi dovete diventare monotematici, impazziti, però vuol dire che quando uno si impegna davvero a fare una cosa e ci mette tutto se stesso, i risultati arrivano. Ovviamente la strada tecnica deve essere quella giusta, perché se sbagliate è un po' come intraprendere un sentiero sbagliato che non vi porta da nessuna parte. Magari voi vi impegnate in questo sentiero, date tutto voi stessi, siete resistenti ma non vi porta da nessuna parte. Però è importante che se siete altamente motivati riuscirete comunque a migliorare. Io stamattina, vi dico a lunedì mattina, no? In genere a lunedì mattina i nostri ragazzi, gli abbonati, sia dei WhatsApp e anche gli altri, ci comunicano il loro peso corporeo, le foto. E sono tutti in grande miglioramento e sono molto contenti. Sanno che quando da febbraio partiranno con la definizione estiva stanno guadagnando bene, anche in condizioni un po' così di emergenza. Questo è molto importante perché fanno le cose giuste, sono motivati e migliorano. Master è qui per questo. Tanto lui è sempre come esempio supremo di come deve essere un maestro credibile. E poi vi dica la strada giusta. Cosa volete di più? Non so, fate voi. Ragazzi, mi raccomando, non mollate mai. Al top!